Salve ragazzi, oggi andremo a vedere la sostituzione dei gommini della barra stabilizzatrice di una Fiat Panda di questo modello che va dal 2005-2004 fino al 2010. Questi sono i gommini della barra stabilizzatrice nuovi che andremo a sostituire. Qui hanno l'apertura per inserirli nella barra. Vedete? Quando andate ad acquistarli, ne vendono diversi, due o tre misure. Questi sono da 20. Prima di andare a acquistare, prendete il calibro e misurate la grandezza della barra, del tondino della barra, e comprate i giusti gommini, come ho fatto io. Per la sostituzione, andiamo a vedere cosa dobbiamo fare per prima cosa. Allora, ci abbassiamo sotto, vi faccio vedere. Ho alzato l'auto e ho messo due piedi, con il clic l'ho alzata, ho messo due piedi, poi ho tolto le due gomme, i cerchi, e adesso andiamo sotto e vi faccio vedere. Ok, adesso andiamo a vedere nel particolare lo smontaggio della barra e dei gommini. Allora, andiamo qui. Questi sono i gommini della barra, c'è la staffa e questa è la barra stabilizzatrice. E si collega la bielletta qui. Questa non c'è bisogno di slendarla. Qua ci sono due viti, vedete, una e due che tengono questa staffetta dove c'è il gommino. Sotto abbiamo le due viti da 13 che ho già allentato per farvi vedere. Una e due. Con una chiave da 13 io le ho allentate tutte e due. E le levo del tutto. Sono molto lunghe, vedete? Eccole. Le togliamo. Eccole qui. Poi ora vedremo da questa parte è lenta, proprio si toglie. Questa è la parte, ce ne sono due di queste staffe, una a destra e una a sinistra. Abbiamo solo allentato la prima. Ora andiamo dall'altra parte e facciamo la stessa cosa, togliamo le due viti della staffa che tengono ferma la barra e poi sposteremo la barra di qua verso di noi e cambieremo questo gommino. Poi andiamo dalla parte opposta, tireremo dall'altra parte e cambieremo il gommino. Ora vi farò vedere. Ok, adesso sono dall'altra parte. Dall'altra parte da quest'altra staffa toglierò sempre le due viti. Abbiamo già fatto l'altra parte, vedete? E adesso, siccome è libera dalle viti, posso tirarla verso di me. Ecco, vedete? Quindi adesso è venuta verso di me, lavorerò meglio, tirerò su questa staffa qui e toglierò il gommino. Ora prendiamo una leva grande, come questo girovite qui grande, facciamo leva qui sopra, vedete? Togliamo questa staffa rotonda e la togliamo, vedete? Eccola qui. L'appoggiamo qui e tiriamo via il gommino. È un po' scomodo, però piano piano ci si riesce. Eccolo qui. Questo è quello vecchio, vedete? Qui c'è l'apertura. Ok. Ora prendo quello nuovo. Metto il grasso all'interno. Mettiamo un bel po' di grasso qui, dove andrà a scorrere la barra. E l'andrò a inserire da questo spacco che ha qui, questo taglio, qua giù. Basta che spinge, che spingo e entra. Ecco, vedete? Poi andrò a mettere, infine, questa staffa qui sopra come prima. La incasterò sopra.
Spingendo. Vedete? Ok, adesso prima di ravvitare qua facciamolo anche lato opposto, perché se andiamo a ravvitare questo dopo non ci farà questo lavoro qui, che non verrà più verso di noi e facciamo molta fatica a cambiarlo. Quindi prima tutte e due i gommini e poi li avvitiamo tutte e due, andiamo all'altra parte e smontiamo l'altro gommino. Ok, adesso sono venuto dall'altra parte, tolgo anche quest'altra staffa e quest'altro gommino. Questo, e adesso togliamo il gommino. Questo è quello vecchio. Quello nuovo ho messo il grasso e vado a inserire questo nuovo anche da quest'altra parte. Adesso inserisco la staffa qua sopra, spingendo nel suo alloggio. Adesso mi rimane che mettere tutte e due, cioè tutte e quattro le viti, cioè le viti di ogni staffa, che adesso la possiamo mettere centrata. Prendere le viti sia da questa parte che dall'altra, possiamo ravvitarle tutte e due. Quindi adesso metterò le viti qui e poi andremo di là. Tiriamo abbastanza forte, attenzione perché sono abbastanza piccole come viti, quindi si possono spanare facilmente. Ok, adesso andiamo avvitare dall'altra parte. Ok, adesso sono dall'altra parte, dalla parte opposta, e mettiamo le due viti qui della staffa, queste qui.
Questo non riesco a inserirlo, non so perché. Mi manca un cacciovite piatto. Ok, sono riuscito a mettere tutte e due le viti finalmente. E ora mi andrò a tirare forte, più che posso. Ok, adesso abbiamo finito, ci rimane solo che rimettere le ruote, i cerchi e togliere i cavalletti. Ok, quindi dopo aver messo, come vi ho fatto vedere, i gommini e le viti, ho tolto i cavalletti, prima ho messo le ruote, tutto quanto. Il video tutorial finisce qui, ci vediamo alla prossima, grazie.